Adesso andiamo avanti perché anche oggi la protagonista del cambio mood sarà una cantante che ha calcato anche il palcoscenico di Sanremo, vero Carla? Esatto, esatto, io ho dato i primi indizi e temo di essere stata molto buona perché hanno indovinato effettivamente chi è la nostra cantante di oggi. È stata scelta per il nostro cambio look di oggi la cantante che per tanto tempo è stata la cantante dei Mattia Bazar, lei è Roberta Faccani! Emozionate anche le pareti. Tutti. Finalmente ti incontro. È vero, finalmente ci rincontriamo. È un piacere di averti con noi. Ciao Jonathan, ben ritrovato. La tua voce per noi è un grande regalo. Vieni pure al centro perché io però Bianca, ho una domanda per Roberta perché mi hai stregata. Vorrei fare delle lezioni di canto, ti presti? Sì, guarda, io faccio anche la sveglia di solito. Roberta, ricordate, non viene fare lezioni di canto a Carla Gozzi perché veramente. Vabbè, comunque ci vorrà un po' di tempo. Allora, intanto Roberta è qui con noi per cambiare mood perché insomma ha voglia proprio di rinnovare la sua immagine, sì. Quindi si è rivolta alla nostra Carla Gozzi. Ma prima di vedere che cosa riserva il team di Carla Gozzi per te, ripercorriamo un po', esatto, quelle che sono state le tappe della tua carriera. Allora Roberta, tu sei stata la cantante di Mattia Bazar per 6 anni, cioè dal 2004 al 2010. Sì. Ah, intanto che esperienza è stata quella? Bellissima Bianca, perché è un'esperienza che mi ha portato in giro per il mondo, certo, nei palchi importantissimi come quello di Sanremo, e veramente ho imparato quello che è proprio il gioco di squadra, che poi ho riportato nei musical. Certo. Perché tu sei oggi grande protagonista dei musical, sì, più importanti del nostro paese, però io voglio fare un piccolo, voglio ricordare insieme a te una piccola digressione. 2005, Sanremo, Grido d'amore, guardiamo la bravura della nostra Roberta. Fammi vedere. Devi dirlo dolcemente, devi dirlo che mi vuoi, come il vento dall'oriente, mi confondi e te ne vai. Devi dirlo che mi dire che quell'immagine mi ha ricordato molto Mina, sai? Sì, c'era questo look da capello rosso, minesco, sì sì sì, era stato scelto per me, non l'avevo scelto io, ma comunque quello è un ricordo meraviglioso. Oggi ci hai regalato una grande emozione Roberta, veramente. Grazie, grazie. Allora, vedo Carolina. Carolina, vuoi fare una domanda a Roberta? Io in realtà sono una... Intanto sembrava di stare allo stadio prima, aveva creato un'atmosfera da stadio. Io l'ho vista tante volte lei in scena, Giulietta e Romeo, poi l'ho vista con Renato Zero, quindi sono una sua grande fan, insomma, sono felice di essere qui oggi.
con chi altro ti piacerebbe lavorare magari nei prossimi anni oltre ai grandi artisti? Guarda, un duetto subito con Bianca Guacci. Ma piacerebbe tantissimo. Io faccio le parti basse però. Oh, vabbè, io sono forte sui bassi, te lo dico. Ma ci sono tanti colleghi che io apprezzo, che stimo. Guarda, se posso fare un piccolo parallelismo con il Sanremo che sta per iniziare, io dico Massimo Ranieri, la mia voce maschile per eccellenza, che ho sfiorato, con chi ho sfiorato lavorare almeno due volte, ancora non è accaduto. E poi mi piace molto la rappresentante di lista, che trovo genialoide e in qualche maniera teatrale, un po' mi ci rivedo in lei. E dopo parleremo anche di loro, perché poi c'è stato ieri il primo green carpet, di cui parleremo tra pochissimo, perché il nostro inviato Gilberto Savini ci ha preparato dei video, ragazzi, è stato veramente fortissimo. Allora, Roberto, anche Jonathan, dimmi. No, volevo dirti che è tradizione, quando viene la Faccani, che ci faccia sentire il suo acuto sveglia, che io ho registrato l'anno scorso, quando dovevo alzarmi all'alba, dicevo, c'è la Faccani. Ora, in diretta, che qui è tutto in diretta, dalle via Bianca. Dai, aspetta. Voi pronti? Amici a casa, prendete il telefonino, mettetelo in registrazione, registrate a tutto volume, alzate il volume della TV e registrate questo acuto di Roberta, perché vi servirà come sveglia ogni mattina. Sei pronta? Sì. Uno. Da vederlo che mi ami, che mi ami, da vederlo finalmente nell'amore che riaccende. Insieme il mio grido è ancora no. Wow, avete registrato? che sveglia. Già. Ci alzeremo adesso con energia. Siamo carichi adesso. Siamo più carichi. E cosa chiedi a Carla, Roberta? Carla, pronta. Carla, ascolta. Io volevo fare tutta una liposuzione e per oggi non la facciamo. No, noi non ci occupiamo di questo. Perché a noi ci piace così, Roberta. Esatto. Lo sai, io sono così molto scherzosa con me. E allora ti chiedo, però chissà che tu non mi possa far diventare una rocker un pochino più elegante, un pochino più sofisticata. Ah, mi piace, una sfida giusta. E tra l'altro, per trovare il tuo nuovo mood, naturalmente facciamo una piccola carrellata sui tuoi vecchi look da palco, così vediamo chi sei veramente. Vediamo subito un'immagine del 2005. Ecco Roberta in completo black, pantaloni e giacca, quindi questo total black è anche piuttosto sexy, devo dire. Una coda rossa, l'abbiamo vista prima, chilometrica, che ricorda effettivamente anche il beauty, dicevamo, un po' Mina. Sì. È vero. Mi piace molto questo look. Era molto elegante. Sì. Senti, poi vediamo una seconda serata, quindi un'altra serata sempre sul palco di Sanremo, e qui guarda che look. Hai capito. Qui il tocco sensuale femminile del pit, te lo ricordavi questo look? Me lo ricordavo perché avevo freddo, ero praticamente in nuda, questo pizzo trasparente. Pizzo Valenciennes. Bello, ci piace. Ed era per la terza serata, per la serata delle cover, se non erro, se ricordo Esatto. E poi vediamo una terza fotografia, ultima, e qui sei veramente una vera rocker e si prende tutta la scena, devo dire. Quindi qual è la sintesi di questa analisi? Che tu sei la donna del black, quindi sarà un po' difficile cambiare colore, ma sicuramente aggiungere sensualità sì. E so che tra l'altro Roberta Carla ha preparato per te una sfilata proprio in tuo onore. Siamo esatto, pronti? Prontissimi con le modelle dietro le quinte di ispirazione. Che musica bello. Vieni Roberta.
Roberta. È vero, era un tuo pezzo. Ma ho detto in live mio, ma messo che carini che siete stati. Vieni qua Roberta. Allora, Carla, descrivi pure. Allora, il primo, camicia bianca un po' francese, rive gauche col basco, però assolutamente sotto, quindi Malika lo indossa, un leggings di ecopelle. Poi arriviamo al centro, una bellissima idea anche per chi ci segue da casa, il mix and match tra femminile e maschile, quindi una gonna haute couture con la camicia indossata, con la cravatta, uno splendido gilet ricamato e il blazer maschile. Chiudiamo in bellezza, e questo è un po', diciamo, il focus point di questa stagione, è la giacca maschile leggermente fittata con il costume sotto nero, quindi quel tocco di sensualità, e il pantalone invece più couture col tacco. Abbiamo una domanda da Carolina. Devo chiedere solamente se quello che non sceglie lei lo posso mettere io. Assolutamente sì, ma deve scegliere tra questi tre? No, questi sono di ispirazione, perché su di lei c'è un progetto speciale. Allora li prendo tutti e tre. Allora li prende tutti Carolina, bene, saldo. Carolina, allora, ci sono ancora i saldi, non ti preoccupare. Fantastico. Grazie mille alle nostre modelle. Bellissimo. E grazie. Il team di Carla, Roberta, è pronto per te. Perciò ragazzi, andate pure verso Carla e noi vi aspettiamo per la fine della puntata. Roberta, sono curiosissima. Davvero, dai, che pronta? Anche io non vedo l'ora. Ci vediamo dopo con la nuova. Sì, nuovissima. A dopo, ragazze. A dopo. Grazie. Prego Roberta, vai pure, raggiungi il mio team. Allora, restiamo. Allora Carla, invece noi siamo pronti per il gran finale di oggi. Esatto. Parlato del nuovo mood di Roberta Faccani, una voce rock, una voce fortissima, strepitosa. Com'è andata? Ma allora, diciamo che Roberta era la donna in black, l'abbiamo detto, però abbiamo dato adesso un tocco di unicità e sensualità. Vediamo il prima di Roberta. Ora scopriamo il nuovo mood. All the room, let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Ti piaci? È bellissimo. Sei strepitosa. È da dire una cosa. Sono chic e mi sembro Jessica. Jessica? Sì, un po' così. Jessica Rabbit? Sì. È bellissima, sei ancora più bella. Grazie Roberta per essere stata con noi. In bocca al lupo, ma...